Benvenuti, crudeli umani di tutti i sessi e religioni. È con grande piacere che vado a intervistare il mio babbo, Andrea Zingoni, detto anche Zingoni Andrea. Gino in realtà mi possiede, non sono suo padre, e come me sta cominciando a possedere un bel po' di persone, compresi questi amici svizzeri del Circo Rilassa, senza i quali mai saremmo riusciti a realizzare il Talebano. Tiene la barba lunga, chiude un metro. Nudurban fiella naga sacca usata. Passa ispiritato su Al Jazeera. Come un uapo per te fa guardare. Tu vuoi fare talebano? Fare talebano in questo momento sta girando su più di 2 milioni di computer in Italia e nel mondo. Sta sbarcando negli Stati Uniti davvero, è stato un grossissimo successo popolare. È proprio una specie di passaparola, catena di Sant'Antonio telematica che ha funzionato in una maniera come mai prima. È la perfetta canzone per questa guerra, l'unica che può essere cantata sul ponte della Garibaldi e nei cortei No Global. Unisce tutti. Io mi diverto a dire che il talebano è un virus uscito dalla rete per unire l'Italia. E anche l'Occidente, tra un pochino, uniremo tutti. Che l'anima del sacro pollo ci guidi. E allora, voglio dirvi cos'è l'America per me. Io, Gino Pollo Canterino, che continuo a considerare Bush un cretino. L'America non è la bandiera a stelle e strisce. È Tom Robbins, Philip Dick e Blade Runner, Kerouac e la Beat Generation, Apocalypse Now, il giovane Holden, Chuck Palahniuk, Ken Casey e Mary Prankster's, Eddie Hoffman e un maialino candidato a presidente, Charlie Brown e Spider-Man, Toro Seduto e Cavallo Pazzo, i Los Angeles Lakers e Allen Iverson, Raymond Chandler e James Earl Ray, Martin Luther King e le battaglie per i diritti civili, i miscugli razziali, il popolo di Seattle e Pamela Anderson. Per me l'America è il mondo della comunicazione e della relazione, è la pluralità più assoluta, è il ruolo prioritario delle donne, è il rock, il jazz, il soul, la techno, il rhythm and blues, sono i libri che leggo, è la sperimentazione scientifica e tecnologica, è la libertà di scelta in un mondo dove questa libertà viene continuamente negata. Gino si è sempre occupato di temi molto forti, importanti, da disastri ecologici a scudi spaziali, a protocollo di Kyoto non firmato, a immigrazione, al G8, e se ne è sempre occupato in una sua maniera, molto da immaginario pop avanzato più che da humor. Pronto, Giorgino, aspettavo la tua chiamata. Pronto? Senti, io ho ricevuto una chiamata sul cellulare io e ho visto la chiamata adesso, ho visto il tuo numero, te ne ho... Aspetta un attimo, aspetta che c'è la chiamata, aspetta. Giorgino, dove sei? No, lo so Giorgino, sono Gino. Ma qui dobbiamo parlare dei destini del mondo. Io devo parlare della roba mia, ma che sta a dire? Ma chi sei? Guarda, Giorgino, c'è qualcosa che non funziona. Giorgino, non so Giorgino, ma che sta a dire? Ho capito, tu non vuoi che io non capisca, va bene? Allora, ascolta, abbiamo gli alpini, i bersaglieri, i carabinieri e abbiamo anche... Non faccio più. C'è scritto che ognuno... Vi saluto, arrivederci. Un ramo di felicità.